Lei è stata recentemente eletta presidente appunto di Medici Senza Frontiere Italia. Quali sono le sue aspettative e quali gli obiettivi che in qualche modo vorrebbe raggiungere durante il suo mandato? Sicuramente in termini di obiettivi, adesso è un momento storico un po' particolare con tante sfide e quindi due cose. Uno, mi piacerebbe che si parlasse di Medici Senza Frontiere non solo come migrazione, perché comunque è il 2-3% dei nostri progetti, ma ricominciare a parlare anche di quello che succede in altri paesi. E all'interno di MSF anche ci sono tante discussioni. A livello di movimento MSF sicuramente siamo diventati molto grossi, c'è da fare una riflessione su come non diventare ancora più grossi, nel senso che poi dopo fa fatica a gestire. Parlava del momento particolare che stiamo vivendo. Quali sono le aree del mondo più calde in cui è più importante la presenza di MSF o in cui sarebbe necessaria una maggiore appunto, attenzione? Sicuramente il Medio Oriente, in Yemen, la Siria, la Palestina sono in questo momento, soprattutto queste ultime settimane, paese in cui dobbiamo esserci, ci siamo, cioè, sì, sicuramente si gioca molto il futuro anche degli equilibri, no? Nella geopolitica. In Africa bisogna esserci perché è sempre stata una zona calda, cioè, nel senso che purtroppo non è che la situazione in Africa migliora, ci sono alcuni paesi meglio di altri, tipo non so, il Camerun sicuramente o la Tanzania, che sono paesi stabili, ma proprio perché stabili appunto le cose anche a livello di salute vanno meglio, però poi ci sono paesi come la Repubblica Centrafricana dove vediamo in questi ultimi giorni che sta ripartendo la violenza e gli attacchi. Ci sono invece delle aree, diciamo, in cui ci sono conflitti meno conosciuti e che vengono in qualche modo ignorati anche dai media. Sì, sicuramente si parla forse poco del Pakistan e forse si parla poco del Mali come conflitti, il Sud Sudan o il Sudan, perché entrambi i paesi sono guerre un po' dimenticate, di cui si parla poco. Adesso in Congo c'è questa grossa crisi politica che avrà sicuramente delle conseguenze. Adesso se ne parlerà perché c'è da 2 giorni hanno dichiarato di nuovo l'Ebola, ma della crisi politica e quindi sì, della crisi politica del Congo non si parla. Ci sono varie realtà di cui si parla poco, purtroppo. Ha citato l'Ebola, ma c'è il rischio che torni ad essere un'emergenza? Il rischio c'è sempre, diciamo che siamo un po' meglio armati, nel senso che comunque abbiamo i vaccini, quindi rispetto al 2014 si dovrebbe riuscire a limitare. Adesso è in una zona tra l'altro dove è molto difficile accedere, 8 ore di macchina e 4 ore di moto, quindi quando arrivi in moto è un po' difficile arrivare ben equipaggiati, però diciamo che rispetto al 2014 abbiamo, siamo più pronti alla risposta perché perlomeno ci sono i vaccini. Quali sono, così in generale, le condizioni di salute dei migranti che arrivano in Italia Il oggi? migrante che arriva è un migrante sano che ha in generale la prima ragione di ricovero, cioè la percentuale di migranti che dallo sbarco vanno in ospedale è bassissima, è meno dell'1%. E le due cause principali sono o cause ginecologiche, quindi le donne che arrivano incinta, oppure traumi, ma traumi legati al viaggio. Poi, visto le situazioni nelle carceri libiche, hanno problemi post-traumatici, cioè problemi psicologici legati al trauma che hanno subito in Libia, e quindi vanno accompagnati, e qui sarebbe molto importante fare un discorso di integrazione, di accompagnamento, che boh, purtroppo si sente poco. Ma secondo lei i medici italiani sono abbastanza preparati e adeguatamente formati anche per interfacciarsi con i migranti che stanno ormai in Italia? Allora, sì e no. Il problema spesso di quello che succede nelle ASL è che non hanno i mediatori culturali. Senza i mediatori culturali difficilmente riescono a relazionarsi col paziente. Allora, lei immagina una donna incinta che arriva in uno sbarco, non ha mai visto un'ecografia, la porti in ospedale, gli fanno un'ecografia e non gli dicono cos'è perché non possono dirglielo, perché non hanno il mediatore culturale. Ovviamente c'è un problema di presa in carico, ma che non è legato al fatto che il medico non è tecnicamente capace, ma il fatto che c'è un grosso problema di comunicazione col paziente. Poi c'è il discorso delle malattie infettive, in cui ovviamente anche lì bisognerebbe fare un po'
attenzione e ricordarsi che l'epidemiologia delle malattie in Africa non è sempre la stessa da noi. Non so, se qualcuno viene che riferisce che ha mal di stomaco, probabilmente noi pensiamo a una gastrite. Bisognerebbe pensare che forse c'è anche una giardia, cose che magari il medico italiano ci pensa un po' meno, ma non perché non è bravo, perché epidemiologicamente quello che vede qua è diverso. Senta, posso chiederle qualcosa della sua esperienza personale, della sua storia all'interno dell'organizzazione? Ho fatto malattie infettive come specialità e l'ultimo anno di malattie infettive sono andata ad Anversa a fare un corso di malattie tropicali. E durante questo corso è venuto Loris, quindi Loris De Filippi, che è il presidente che io ho sostituito, venne a presentare Medici Senza Frontiere al corso e io fui reclutata così. Appena finita la specialità sono partita su un progetto HIV in Marocco, sono andata in Burundi dove c'era ancora la guerra nel 2003-2004 e lì mi sono trovata a fare tutto, cioè facevi sì, dai bambini alla malaria. E poi dopo il Burundi ho fatto lo tsunami e poi Haiti, il Congo, il Sud Sudan due volte, ho fatto il Niger, l'Indonesia, beh, con lo tsunami, e lo Yemen, l'Ebola tre volte, e la Repubblica Centrafricana, purtroppo ero là durante il colpo di Stato nel 2014, poi non me li ricordo più.